X Factor Morgan dopo il licenziamento, svela che Fedez dava in escandescenze nei camerini. E adesso vi dedichiamo questo articolo a X Factor e Morgan che dopo aver dato del depresso è stato ufficialmente allontanato con effetto immediato con la dicitura da parte della produzione. Ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati. Facendo in questo modo capire che insomma ci sono state anche cose che sono successe ma che non abbiamo visto in televisione. La nota di X Factor su Morgan. Questa è la nota di X Factor con cui di fatto hanno licenziato Morgan. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di Decimo Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco. La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e Decimo Factor sono portatori, nel rispetto di tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato. Non è ancora chiaro a chi sarà affidato il gruppo degli Astromari che restano in gara e probabilmente stanno lavorando con la direzione musicale di Decimo Factor e il direttore creativo del programma sulla prossima puntata. Non è previsto al momento alcun sostituto di Morgan, insomma i giudici rimarranno Ambra Angiolini, Fedez e Jorgen D'Amico. Morgan grida all'ingiustizia contro di lui. Dice l'ex leader dei Blue Vertigo in merito all'accaduto. Io lì ero uno contro tutti, e sono tutti in torto marcio. Ha molti tratti di ingiustizia, di scorrettezza e illegittimità. È un licenziamento illegittimo. Ci sarebbero gli estremi per fare una causa del lavoro, ma il problema è: ma chi c'ha voglia di fare causa? Io devo scrivere un libro sulla nona di Beethoven, ma per favore, sono venuti a cercarmi per coinvolgermi con insistenza assordante perché io non avevo la minima intenzione di fare X Factor, mi hanno lusingato con promesse da marinai. Mi hanno corteggiato a tal punto che mi hanno detto di chiedere qualsiasi cosa volessi, non ho chiesto denaro, ma garanzie di qualità e di rispetto. Ho chiesto protezione mediatica. Libero arbitrio nelle scelte dei brani. La possibilità di fare un evento estivo di musica in televisione prodotto da loro in collaborazione con Rai. Nulla hanno mantenuto. Che non è un nome e cognome che si è opposto.